Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffia la Grande. Oggi vi voglio proporre un buonissimo secondo. Sto parlando delle polpettine di mozzarella e prosciutto. Andiamo con la ricetta, su via. Allora, per fare queste polpettine di mozzarella e prosciutto, ovviamente ci vogliono delle mozzarelle fior di latte, mezzo chilo di mozzarelle, 70 g di prosciutto cotto, 40 g di parmigiano, 120 g di farina 00, un uovo intero, 5 g di prezzemolo. Ovviamente per poter passare le nostre polpettine prima di friggere ci vuole abbastanza pane grattugiato e poi una teglia per poter mettere le nostre polpette. Incominciamo col macinare le nostre mozzarelle. Quindi io ho preso un mixer, metto il prosciutto e mozzarella dentro e trito il tutto. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il trito di prosciutto e mozzarella, ovviamente non tritato finemente, grossolanamente, all'incirca così. Adesso inseriamo gli altri ingredienti. Quindi il prezzemolo, l'uovo, ci diamo una giratina, inseriamo il parmigiano, rigiriamo il tutto e alla fine inseriamo la farina. Giriamo tutto. Allora ragazzi, una volta che abbiamo girato il tutto e abbiamo inserito tutti gli ingredienti, adesso dobbiamo prendere dei pezzettini di impasto e formare delle polpette. Guardate, una volta fatte le polpette, mettiamo su una teglia. Quindi adesso formiamo con questo impasto tutte le polpettine. Allora ragazzi, abbiamo formato le nostre polpettine di mozzarella e prosciutto, adesso mettiamo del pane grattugiato sopra, li facciamo arrotolare per bene nel nostro pane grattugiato e li inseriamo su un'altra teglia. Prendiamo un uovo sbattuto e passiamo le nostre polpettine. Una volta fatto tutto ciò, li ripassiamo di nuovo nel pane grattugiato per far sì che la polpetta si robustisca. Così quando ne andiamo a friggere non si scioglie nell'olio. Allora, dopo che li abbiamo passati nell'uovo e di nuovo nel pane grattugiato, ragazzi, adesso mettiamo l'olio a friggere, cioè a riscaldare, e poi andiamo a friggere le nostre polpette di prosciutto e mozzarella. Allora, ragazzi, siamo pronti per friggere le nostre polpettine di mozzarella e prosciutto. Abbiamo fatto riscaldare l'olio, adesso inseriamo le nostre polpettine. Una volta che vediamo che si sono dorate da una parte, ovviamente li giriamo dall'altra parte. Guardate ragazzi come si stanno dorando le nostre mozzarelle. Ragazzi, abbiamo finito di friggere le nostre polpette di prosciutto e mozzarella e come vedete sono venute in questo modo. Guardate, adesso vediamo internamente come sono. Guardate che bontà, raga! Che bontà indescrivibile, una proprio che vi devo dire. Beh, ragazzi, io spero tanto che questa ricetta particolare, gustosa e magnifica vi piaccia. È un ottimo secondo. Mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi sul mio canale. Mi raccomando, spolliciamo alla grande come sempre.
e ci vediamo ad un mio prossimo video. Ciao a tutti e grazie ancora di cuore a tutti i miei iscritti. Un bacio grande!